Oggi siamo qui perché affronteremo l'intervento chirurgico di sterilizzazione. Ambra oggi affronterà come intervento chirurgico quello, diciamo, col metodo classico, quindi con il taglietto a livello della parete addominale e verranno rimosse sia utero che ovaie. La nuova famiglia assolutamente non voleva gravidanze ulteriori per Ambra, che è molto probabile faccia parte di quei cani che vengono sfruttati per produrre cuccioli. Ti prometto, da stasera tutti i biscottini che vuoi ti possono dare, ok? Hai ragione. Ci troviamo anche a effettuare un intervento chirurgico su una cagnolona non più giovanissima, ma neanche anziana. Ha una storia particolare e speciale indietro. Doveva essere semplicemente una prima visita di una cagnolona che aveva partorito e che i nuovi pet mate avevano adottato, trovandola come annuncio su internet di un allevatore che non la voleva più nell'allevamento e ovviamente la cedeva a titolo gratuito. Purtroppo Ambra era proprio visibilmente emaciata, dimagrita a dir poco, e aveva queste mammelle gonfissime. Abbiamo tentato di rimetterla in sesto, quindi con ovviamente un'alimentazione adeguata, vitamine. Abbiamo fatto tutto quello che poteva essere check-up di salute, però purtroppo è successo che di lì a poche settimane mi è arrivata una telefonata che mi ha lasciato non attonita ma di più. Ambra aveva partorito. Non sospettavamo assolutamente, visto comunque quanto era dimagrito e la storia che era stata detta ai pet mate, che in realtà da lì a poco avrebbe partorito. Non possiamo immaginare, non possiamo saperlo con certezza. Ad ogni modo è molto probabile che Ambra faccia parte di quei cani che vengono sfruttati per produrre cuccioli. Ovviamente sono supposizioni, perché tutto quello che è il passato di Ambra è un po' oscuro e fomentoso in realtà. La cagnolina Ambra. Allora, noi adesso, in base al peso di Ambra, ti faccio quella che è la premedicazione, ok, che sarebbero tutto morfina e l'antinfiammatorio. Accarezzala. Abbiamo fatto. Facciamo caro, bravissimo. Ambra si tranquillizza. A quel punto le mettiamo la canula e viene in sala operatoria con me il chirurgo. La sterilizzazione di solito è anche consigliata per altri motivi, come ad esempio la prevenzione di patologie mammarie e uterine a cui la cagna può andare incontro. L'intervento consiste nell'ascoltazione o solo delle ovaie, quindi ovariectomia, o di utero e ovaie, e può essere effettuato, diciamo, con il metodo classico, quindi con un piccolo accesso in addome o in laparoscopia. La cosa su cui ci siamo focalizzati era assolutamente pensare alla salute di Ambra. Per la sua nuova famiglia su questo è stata bravissima, ci si è dedicata anche dal punto di vista emotivo, perché non dimentichiamoci che probabilmente non conosceva di tanto il sole, il prato, viveva in un box con un altro cane e quello era il mondo che Ambra conosceva. Ambra è un cane contento, un cane gioioso che è emozionato di qualsiasi cosa. E siamo finalmente arrivati ad oggi, che è il momento in cui verrà a terminare la probabile carriera da fattrice che forse in passato ha avuto Ambra. L'intervento è andato bene, tutto a posto e Ambra si sta svegliando. Ci auguriamo che vada tutto bene, sempre per il meglio, e che finalmente potrà avere la felicità che si è sempre meritata.